Niente, Saccio vuol correre in testa e va su Foppa, chiede strada all'avversaria, la ottiene con Perovic che lascia Mirko Demecek davanti con niente Saccio. Davanti alle tribune per il passaggio, niente Saccio precede Foppa, Musician, Golden Regular, Flair de Nuit, con rumore degli zoccoli davanti alle tribune che si sente nitidamente. In sesta posizione Super Duchessa precede Weimaraner. Ora è Flair de Nuit che muove al largo, intanto muove anche Foppa. Foppa va ai lati di niente Saccio, in due linee a precedere Musician, Flair de Nuit, appunto, Golden Regular, Super Duchessa in coda Weimaraner. Scelta delle corsie, Mirko che va vicino allo steccato e Musician lo segue così come Super Duchessa e Golden Regular. Il treno esterno invece di Foppa è seguito da Flair de Nuit in coda Weimaraner, sul quale Pinna si toglie il primo paio d'occhiali, evidentemente coperto di mota. Foppa e niente Saccio, Golden Regular e Flair de Nuit, poi Musician montato con all'esterno Weimaraner in coda Super Duchessa. Si inizia a far sul serio, Foppa in mezzo alla pista. Preme su niente Saccio, in anticipo lungo su Golden Regular, che ha all'esterno Flair de Nuit e Weimaraner, il treno interno del Super Duchessa. Scelta delle corsie, dall'interno verso l'esterno, Super Duchessa, niente Saccio, Golden Regular, Foppa e Flair de Nuit. Forse Super Duchessa in vantaggio, che è scurvata all'interno, inseguito da Foppa e Flair de Nuit, niente Saccio è battuto, con Super Duchessa all'interno, in buon vantaggio direi, su Foppa e Flair de Nuit, ed è Super Duchessa all'interno di Flair de Nuit e Poppa, il lavoro mattutino di Riccardo Pinciauti. Flair de Nuit è secondo, terzo è Foppa. 8-1-6 in ordine d'arrivo, Super Duchessa, Flair de Nuit, Foppa. Pasquale Lepore ispirato nella scelta delle corsie all'interno, l'avevamo vista lavorare questa femmina, e ci sembrava che avesse lavorato bene, l'abbiamo anche detto prima della corsa, senza titoli come avrebbe detto Mourinho, ma con dei lavori mattutini interessanti. E questa è la concretizzazione. Bravo Riccardo, 8 a segno, l'1 Flair de Nuit alla fine batte Foppa, 8-1-6, la linea a Enrico Querci. Grazie Sandro, siamo pronti per sentire da Pasquale Lepore soprattutto la decisione, in merito alla decisione di rimanere, di restare incollati allo steccato. Sono tutti andati all'esterno, lui ha girato stretto, adesso sentiamo se era un piano.